Simona Petrazzi, consigliere della Lega, intervenendo in aula nel dibattito sull'autonomia, lei ha detto: noi che abitiamo le zone di montagna, parlando di autonomia, dobbiamo confrontarci con i nostri vicini, sia gli svizzeri e quelli di Trento e Bolzano. Perché? Certamente. Per noi valtellinesi e valchiavennaschi la parola autonomia ha un significato veramente importante. Autonomia vuol dire sapersi governare da sé ed è quello che noi vogliamo. Vogliamo poter utilizzare le nostre risorse, i nostri sacrifici sul nostro territorio. E chiaramente confrontarci con i nostri cugini della Svizzera o con le autonomie vicine come Bolzano, per noi è un grosso peso. Abbiamo le stesse potenzialità e le stesse opportunità e per questo noi le vogliamo sfruttare, giustamente, sul nostro territorio. Non voglio più che la mia provincia venga conosciuta solamente come la patria del pizzocchero o come un luogo irraggiungibile o raggiungibile dopo un lungo calvario. Voglio che la mia provincia possa essere conosciuta per aver avuto la capacità di poter fare della montagna un'opportunità di vita. Ecco, visto che oggi si è detto che autonomia significa anche riconoscere le varie specialità che ha la Lombardia, proprio la provincia di Sondrio già nella scorsa legislatura era stata riconosciuta una propria specificità. Cosa ha portato questo sinora? Noi abbiamo avuto la fortuna di far sì che Sondrio abbia avuto la riconoscenza come provincia specifica. Questo ha fatto sì di poter tenere sul nostro territorio una buona parte delle risorse economiche che derivano dall'idroelettrico. Ha potuto, in questo modo si è potuto spenderle sul nostro territorio, potenziare le infrastrutture che comunque non sono ancora sufficienti e ha fatto sì soprattutto di poter entrare nel comitato paritetico, che è un nuovo organo che Regione Lombardia fortunatamente ci ha concesso, ma perché ha la sensibilità di poter valorizzare e di capire quelle che sono le problematiche della montagna, problematiche che un indomani sicuramente diventeranno un'opportunità per tutta la Regione Lombardia. Questo fa sì che noi possiamo intervenire in fase di modifica di una legge prima ancora che questa venga approvata in Consiglio Comunale. Per noi è chiaramente una grossa opportunità, un'opportunità che ci permetterà anche in futuro di intervenire su quelli che sono gli interessi principali del nostro territorio.